La prima realizzazione che avviene in sanità in epoca Covid è un reparto dedicato a persone che hanno delle difficoltà e che nonostante tutto diciamo vivono la vita in una maniera straordinaria. Beh, questa è una realizzazione di cui essere veramente orgogliosi. Realizziamo un centro per la cura di malattie neuromuscolari, SLA, sclerosi multipla, sono 23 posti letto, 6 dedicati ai bambini, in collaborazione ovviamente con l'associazione NEMO, con l'associazione Teleton. Io credo che intanto bisogna fare i complimenti perché a Napoli realizzare in 9 mesi, sottolineo 9, con tutto quello che è successo in questi 9 mesi, un centro di eccellenza che dà risposta alle speranze di tante famiglie i cui bambini sono colpiti da queste malattie genetiche è veramente un segnale importante. Ma io auspico che questo segnale diventi un segnale nazionale, perché sicuramente la sanità è una delle priorità. Che avviene in sanità in epoca Covid, perché noi siamo ancora con un'epidemia in corso, è un reparto dedicato a persone che hanno delle difficoltà e che nonostante tutto diciamo vivono la vita in una maniera straordinaria. Ecco, queste persone devono essere per noi un insegnamento forte, per dire che dobbiamo mettercela tutta, dobbiamo andare avanti. Quindi avere oggi inaugurato questa struttura all'interno della nostra azienda per me è un motivo di orgoglio e è una spinta per me stessa ad andare avanti in un indirizzo, diciamo, che prescinde dalle logiche assistenziali, a tutto quello che spetta a noi medici, ma anche di grandi percorsi di umanizzazione.